Dice questo ritorno a Bari. Bari per te è stato il secondo trampolino di lancio, è vero? Ma io qui sono stato benissimo, peccato che non abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza, però difatti di questo sono molto rammaricato, però mi è servito moltissimo perché in quel periodo ero disoccupato e anche quella breve parentesi è servita per rilanciarmi. Dopo Radice a Marcord, la partita, 90 tiratissimi minuti con la gran voglia delle due squadre di guadagnare il massimo, sia pure per obiettivi differenti. Radice, dopo lo smacco di Napoli, rimedia la seconda consecutiva sconfitta al sud, a Bari, una città che gli è tanto cara ma che per la verità non gli porta fortuna. E la zona UEFA si allontana. Sconvolto il meccanismo di centrocampo per l'assenza di Dossena, il tecnico fa rientrare Francini, che dirotta su Rideout, l'inglesino che al Toro piace parecchio. Sull'altra sponda Bolchi manda in campo Bergossi al posto di Bivi, sperando in un altro gol chiaro e pulito. Bergossi in gol ci va al 26esimo, ma l'arbitro Longhi, oggi incomprensibile in alcune valutazioni, non convalida per un presunto fallo di Rideout. Il gioco è deciso ma non cattivo, di cattivo soltanto il fallo di reazione di Junior su Cuccovillo, punito dall'arbitro stranamente con una ammonizione reciproca per fallo di gioco. La fisionomia della partita non muta nella ripresa, notevole l'ardore agonistico profuso da una parte e dall'altra. Al sesto esce Cowens per infortunio e Bolchi manda in campo Bivi. Dopo 5 minuti Bivi subisce fallo da Ferri, per Longhi e rigore. Bivi trasforma e regala al Bari il primo successo dell'86. Era stato di Bivi il gol dell'ultima vittoria del Bari circa 3 mesi fa. Le emozioni però non finiscono qui. Al 16esimo va fuori Zaccarelli per doppia ammonizione. Il Torino ha un cuore grande così, come del resto il Bari. Ezio Rossi ha una grossa opportunità, ma Pellicanò salva la sua porta. Al 28esimo, su angolo di Junior, Longhi concede il rigore al Torino. Batte Junior e realizza, ma il direttore di gara dice che non vale. Al tiro bis ancora Junior, che fallisce il terzo rigore decisivo per la sua squadra in questo campionato. Al 35esimo, su magnifico assist di Rideout, Cuccovillo va solo a rete, cade per terra, ammonito per simulazione, secondo cartellino giallo uguale espulsione. Il Torino insiste, ma il Bari controlla i suoi tentativi. La chiusura è ancora firmata Longhi, terza espulsione, quella di Piraccini. Bolchi, una vittoria sofferta ma ampiamente meritata. Beh, direi di sì, è stata una battaglia asprissima tra due squadre che hanno sentito molto l'importanza della gara, quindi è andato vita una partita eccezionalmente vibrante, molto bella direi, dai toni agonistici elevatissimi. Una vittoria direi meritata con un sacco di episodi direi da cardiopalma.